Ah, meno male che ci siete voi, gobbi di me, che il giorno dopo ci rincuorate dalla nostra disfatta, ma che bello! Ragazzi, capisco, capisco le coppe europee, capisco che giovedì si gioca, capisco tutto, però queste figure qua sono un pochino eccessive, sono figure barbine, sono figure che una squadra come la Juve non può fare. Non so neanche più che cazzo dire, non so più che cazzo fare. Ritiratevi, 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 ritirate la squadra. Cioè, non lo so. Ora tutti daranno la colpa a Fagioli, ovviamente daranno la colpa a Fagioli, no? Senza però pensare e dire che abbiamo fatto 95 minuti di merda. Di merda, senza mai tirare in porta. Il Sassuolo ha strameritato di vincere e siamo stati fortunati che ne ha beccato uno solo pure. Guardando la partita della Juve, inevitabilmente l'unica cosa che salviamo quest'oggi sono le lacrime di Fagioli, lacrime di un ragazzo che ci tiene, lacrime di un ragazzo che riconosce la responsabilità e riconosce, no, l'errore. Allegri sta ricompattando lo spogliatoio. Si dice almeno Allegri sta ricompattando lo spogliatoio. Dov'è questa compattezza dello spogliatoio? Dov'è questa serenità dello spogliatoio e dei giocatori? Abbiamo Szczęsny che gli viene un attacco di panico. Non voglio dare la colpa ad Allegri che a Szczęsny viene un attacco di panico. Però non è una cosa normale che a un giocatore professionale e sereno venga un attacco di panico. Quindi non lo sappiamo perché è venuto, però c'è anche questo episodio. Poi abbiamo tanti episodi di nervosismo tra i giocatori, Locatelli, Cuadrado, Danilo, i nervosismi che abbiamo visto contro l'Inter e adesso Fagioli che va in panchina e piange per la sostituzione punitiva. Io non parlo mai a caso, non parlo mai a caso. Se nelle ultime partite, dopo le ultime partite, ho sempre evidenziato che i risultati fossero maturati dopo prestazioni indecenti, un motivo c'era. Erano sempre dei campanelli d'allarme, a partire dalla prima presosta, a partire dalla prima presosta, vinta immeritatamente 1-0 col Verona. Perin, ancora migliore in campo. Un palo per loro, un gol, si sono mangiati quattro contropiedi che erano in 3-4 contro 1. Questa è una squadra che non c'ha né capo né coda. Questo è lo schifo in persona. Partita orrenda, sbagliata molto dai singoli, perché la squadra aveva tenuto bene il campo, però gli errori tecnici singoli fanno sempre la differenza in questa squadra. Un parco macchine, avete un parco di gio 40 giocatori, avete speso 300 milioni, c'era dentro tutti, c'era dentro Pogba, c'era dentro. Ma che bello con le mattonelle, 1-0, svrang, 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 gobbi di me, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Come cazzo è possibile che questa squadra regala sempre 60 minuti all'avversario, tutte le partite? Il fenomeno che teniamo in panchina, che cazzo prepara quando prepara le partite? Com'è possibile che prima deve prendere lo schiaffo e poi dopo comincia a pensare di attaccare? Hai rotto il cazzo. Voglio fare una domanda alla Lega Calcio, dato che ci penalizzate su tutti i punti di vista, no? Una cosa vorrei che applicate sulla Juventus, che possiamo partire tutte le partite sotto 1-0, dall'inizio, partire sotto 1-0, forse possiamo vedere la miglior formazione e possiamo creare qualcosina, perché la Juventus no, ha preso questo vizio qua, di dormire come il primo tempo, perché un primo tempo sonnolente, poi prendere gol e cominciare a mettere la miglior formazione, e cominciare a creare qualcosina, perché oggi abbiamo creato qualcosina, poco, quasi niente. Io non lo so se Allegri non ha proprio amor proprio, dignità. Non riesco a capire. Questo, quando credi di aver visto la più brutta partita della tua vita, questo ti sorprende sempre. Ne fa una ancora più brutta. Che è successo qua? Come dicevate i Juventini ieri sera, che è successo qua? L'Inter, il Napoli, che è successo qua? Che è successo? Che figura, voglio. State apparando solo figure, voglio. State apparando solo figure.
Diteli ad Allegri, diteli ad Allegri, forse questi 9 milioni sono un po' troppi. Se hai un briciolo di dignità, dimettiti! 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 Hai fatto uno schifo! Cioè, ha fa fatto dei cambi veramente vergognosi come al solito. I giocatori buoni li tira via. E poi, mannaggia la puttana, guarda. Cioè, l'ho detto, poi alla fine, vedi, cerchiamo di recuperare un risultato che merita il Sassuolo, perché alla fine il Sassuolo merita questo risultato. Per cercare di recuperare che cosa? Che cazzo vuoi recuperare? Che durante l'arco della partita ti fai una manica di pippe, ti fai, ti possono ammazzate. Ma come si può andare ancora dietro questo allenatore? Dico, come si può? Come si può? Io devo ancora vedere, devo assistere a scene dove fuori dalla Condinassa c'è gente che aspetta questo allenatore per chiedere autografi. Ma autografi di che? Autografi di che? Ma voi siete completamente fuori di cervello. E allora la Juve ha perso? Io godo, ma godo! Ieri sera sfottevate a noi, il karma, il karma. Pensate a voi la prossima volta. Godo, godo. Noi perculiamo l'Inter? Oh, non c'è una volta che ci fate stare tranquilli. Adesso è giusto che gli interisti vengano a perculare. È giusto perché siamo dei pagliacci. Ve lo dico da solo, ve lo dico da solo, oggi la Juve, guarda, oggi la Juve è un branco di pagliacci, siamo un branco di pagliacci. Ragazzuoli, non so che dirvi, vi abbraccio tutti, in questo momento perché ho il sangue che mi sta ribollendo nel cervello e serve veramente l'aplomb di un monaco tibetano, ok? Per non buttarvi e vomitarvi fuori tutto il fastidio che ho nel vedere la Juventus giocare in questa maniera. Ma alla fine, questo fine settimana, se dobbiamo dare un premio, a chi è il tifoso col sorriso più alto di tutti? Adesso mi direte, ma tu hai pareggiato a Bologna? Sì, però ho aggiunto un punto sopra l'Inda e sopra la Juve, nonostante 10 pachilari! Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce. Chi di Monza ferisce, di Sassuolo perisce. La 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 la